Buonasera gentili telespettatori e ben ritornati a Focus Sanità. Come ben sapete, ogni settimana abbiamo l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con alcuni esponenti illustri della medicina e di conseguenza anche di indagare i meandri della sanità campana. Questa sera, nello specifico, ci occuperemo di un aspetto della medicina, quello dell'oncologia, che sostanzialmente a causa del Covid è stato un po' messo da parte. Sostanzialmente, nell'ultimo periodo, le terapie mini invasive hanno concesso di migliorare anche la qualità di vita di questi pazienti e soprattutto di dare loro anche uno spiraglio verso il futuro. Questa sera con noi il dottor Mario Annechiarico, che è uno dei massimi esponenti non soltanto della chirurgia oncologica, ma anche della chirurgia robotica, direttamente dalla Orna e dunque dal San Pio di Benevento, diretto da uno degli esponenti più illustri, ovvero il direttore Mario Ferrante. Buonasera, dottore, benvenuto. Buonasera, buonasera a lei, grazie per l'invito. Piacere per me essere qui e parlare di questo argomento molto importante, soprattutto in questo periodo che ci sta colpendo un po' tutti. È un periodo storico molto particolare, però insomma l'informazione è un elemento fondamentale che guida un po' tutti. Abbiamo visto come nell'ultimo periodo la disinformazione ha creato anche un pochino di caos tra i pazienti che si sono sentiti per certi versi un po' abbandonati, per così dire, dall'informazione. Dottore, può dirci in breve che cos'è la chirurgia oncologica? Ma la chirurgia oncologica è una parte di un percorso multidisciplinare che tratta di tumori, di malattie oncologiche e che quindi mira alla cura dei pazienti oncologici. Diciamo che la chirurgia da sola non basta per curare un paziente oncologico. È sicuramente una delle parti principali, l'attore principale forse in molti casi del trattamento dei tumori, però oggi nel 2021 un approccio corretto a una malattia oncologica è sicuramente un approccio multidisciplinare che vede l'intervento del chirurgo, dell'oncologo, del radioterapista, del radiologo, di tutte le figure, del nutrizionista, di tutte le figure che sono impegnate nel trattamento a 360 gradi sia della malattia ma anche del paziente. Certo, abbiamo visto come in questo periodo si è creato una sorta di gioco di parole tra tumore e timore. Diciamo, è uno degli elementi che soprattutto nel campo dell'informazione sono, diciamo, tra i principali titoli di editoriali che si occupano appunto di sanità. L'emergenza del coronavirus, però, in questo caso ha creato disinformazione e paura tra la popolazione perché si parla nello specifico di cure costanti, che a causa del Covid e dunque anche del pienone che c'è stato nei diversi ospedali è venuto per certi versi un po' a mancare. Quali difficoltà, secondo lei, sono intervenute ed intervengono sui trattamenti di chemio e radio in epoca Covid? Questa è una, purtroppo è una triste realtà con cui ci ha messo di fronte il Covid, quello del trattamento dei pazienti oncologici, perché come molto spesso si sente anche negli slogan di associazioni di medici, di associazioni di colleghi, il tumore non aspetta, non può aspettare la fine della pandemia e quindi va affrontato nei tempi giusti e nei modi giusti. Diciamo che questa emergenza sanitaria ha creato non pochi problemi, sì da un punto, anche in parte di tipo organizzativo, con dei rallentamenti inevitabili che ci sono stati in alcuni servizi per, diciamo, per le ondate di pazienti che si sono riversate negli ospedali con il Covid. Però in alcuni casi, per esempio come nel nostro caso, nel nostro ospedale, noi non ci siamo mai fermati da un punto di vista, questo anche grazie alla collaborazione di tutti, in primis della direzione strategica, ma anche di tutti i colleghi, di tutti gli operatori sanitari, degli infermieri, degli OSS, dal primo all'ultimo, in questo anno, hanno profuso uno sforzo enorme per far sì che i servizi minimi e soprattutto quelli oncologici venissero garantiti, però inevitabilmente
alcune, diciamo, restrizioni dovute agli accorpamenti di reparto, al concentramento degli sforzi sull'assistenza ai pazienti Covid, unito, ahimè, a una carenza di personale cronica che purtroppo si registra nella nostra regione, in alcune strutture della nostra regione, ha fatto sì che anche i pazienti che necessitavano di cure oncologiche, necessitavano di prestazioni, potessero subire dei ritardi. Però secondo me gran parte di queste reticenze e di questi ritardi nel trattamento dei pazienti oncologici è stato dovuto anche alla cattiva informazione, perché purtroppo questo soprattutto all'inizio della pandemia, nella prima ondata, è stato fatto passare il messaggio che l'ospedale era un posto dove ci si poteva infettare. Secondo me questo è stato un grave errore dell'informazione italiana, ma a livello nazionale, non solo campano, che hanno creato indubbiamente, e anche forse a ragione, nei pazienti che già vivono una situazione di estrema fragilità sia fisica che psichica, hanno creato un timore di recarsi in ospedale, magari posticipando esami diagnostici, cure che non andavano posticipate. E questo ne abbiamo avuto un riscontro diretto, diciamo, a cavallo della prima e la seconda ondata. Io stesso, nel periodo subito dopo la primavera scorsa, quindi nel periodo di giugno-luglio, mi sono trovato di fronte casi che avevano procrastinato magari dei controlli, degli esami diagnostici, degli esami di screening, e che quindi poi sono arrivati in ospedale con delle situazioni oncologiche avanzate in cui non era più possibile intervenire in maniera radicale. Da questo punto di vista, dottore, come si procede, insomma, nell'identificazione appunto del tumore e poi di conseguenza alla scelta di quelle che sono le terapie da poter applicare? Ma chiaramente la diagnosi può essere fatta in tanti modi. La diagnosi può essere fatta per la comparsa di sintomi specifici che possono far accendere un campanello d'allarme, oppure è auspicabile che la diagnosi venga fatta dai programmi di screening. E proprio questo, diciamo, è stata un'altra carenza collegata alla pandemia. Chiaramente nel periodo di pandemia molti dei programmi di screening hanno subito dei forti rallentamenti, e questo probabilmente ha ritardato la diagnosi di molti tumori, e la sta ancora ritardando, perché noi stiamo vivendo una terza ondata e siamo ancora nel pieno della terza ondata. Quindi gli effetti di questa pandemia, noi tutti i giorni controlliamo i vari bollettini che ci aggiornano sui positivi, sui morti, però gli effetti di questa pandemia, soprattutto sulle morti e sulla perdita di vite umane, si registrerà anche a fine pandemia per molto tempo, perché come accennavo prima, molte malattie, ma non solo di tipo oncologico, anche di tipo cardiologico o altre malattie fondamentalmente dipendenti, hanno avuto delle ripercussioni forti di cui ci porteremo gli strascichi ancora per molto tempo. Quindi la diagnosi prima di tutto va fatta con gli esami appropriati, con lo screening, con l'aiuto della medicina del territorio, che anche quella in questo periodo è molto impegnata nell'affrontare questa pandemia e quindi inevitabilmente accumula dei ritardi su questo tipo di prestazioni diagnostiche. Una volta fatta una diagnosi di malattia oncologica, di tumore, la cosa migliore è rivolgersi a centri provinciali, di zona, comunque centri che possono assistere a 360 gradi la malattia, e quindi tornare a quel discorso che facevamo all'inizio, che il tumore è una malattia che si affronta in modo multidisciplinare e non andando da questo o da quell'altro specialista. Quindi, diciamo, il consiglio che posso dare ai pazienti che affrontano un problema del genere è quello di rivolgersi a delle aziende ospedaliere che hanno le competenze e le professionalità per affrontare questa patologia a 360 gradi.
Dottore, della chirurgia e quindi in generale proprio di questo campo specifico se ne sa poco, perché insomma si sa soltanto quello che viene reso noto poi al termine dell'intervento. In generale la chirurgia che tipo di strategia prevede e soprattutto quali sono le possibilità della chirurgia che ancora magari non conosciamo? Ma la chirurgia, diciamo, è una delle arti mediche più antiche, che se lei pensa che i primi interventi chirurgici ci sono stati fatti anche senza anestesie o con anestesie, diciamo, di fortuna, diciamo, il concetto di togliere il male è un concetto antico e che, diciamo, è agli albori della medicina. Da allora, chiaramente, per fortuna, l'evoluzione è stata enorme e continua ad esserlo ogni giorno. Quindi, diciamo, quando parliamo di chirurgia oncologica, parliamo di un tipo di chirurgia che fondamentalmente focalizza sul rimuovere il tumore, ma rimuovere anche tutto quello che è intorno al tumore, quindi i linfonodi, fondamentalmente, che sono la prima stazione dove eventualmente delle cellule tumorali maligne dopo la sede principale, l'infronzio è una prima stazione che viene raggiunta da queste cellule, che poi, diciamo, può aprire la via alle cosiddette metastasi. Quindi la chirurgia oncologica è focus a quello di togliere sì la malattia, ma di fare degli interventi che possano prevenire anche la diffusione di questa malattia a distanza e magari successivamente all'intervento chirurgico. L'approccio che può essere utilizzato fondamentalmente è diverso. C'è l'approccio tradizionale, che è quello della chirurgia a cielo aperto, che rimane tutt'oggi comunque la percentuale più alta di tecnica chirurgica che viene utilizzata nel mondo. E poi ci sono i vari approcci mini-invasivi. E di approcci mini-invasivi ce ne sono sempre di più con il passare degli anni. L'anno scorso, nel 2020, si festeggiava il trentesimo anniversario dell'introduzione della chirurgia laparoscopica, che, diciamo, è stata la prima rivoluzione in ambito chirurgico e che consentiva di compiere e consente di compiere l'intervento chirurgico attraverso degli accessi mini-invasivi, cioè piccoli accessi di un centimetro e mezzo o ancora minori, di 5 mm o di 3 mm, attraverso cui con una telecamera si riescono a compiere, con una telecamera e degli strumenti dedicati, si riescono a compiere gli stessi gesti che si possono fare in chirurgia tradizionale open. Dopo la chirurgia mini-invasiva e laparoscopica, un altro tipo di chirurgia mini-invasiva che è stata introdotta agli inizi degli anni 2000 e che sempre di più sta trovando diffusione nel mondo è la chirurgia robotica o la chirurgia robot-assistita. Diciamo, la chirurgia robotica non è altro che un tipo di chirurgia mini-invasiva il quale per la prima volta tra il chirurgo e il paziente interpone un'interfaccia, un'interfaccia che è appunto questo strumento che è una macchina robotizzata guidata dal chirurgo attraverso una console con un processore in grado di elaborare i dati e quindi miniaturizzare i movimenti che fa il chirurgo all'interno dell'organismo, all'interno del corpo del paziente e riprodurre gli stessi gesti che vengono fatti dalle mani del chirurgo attraverso questi strumenti, che sono degli strumenti miniaturizzati con una punta di circa 8 mm e che permettono di fare dei movimenti e delle azioni raffinate, fini, in modo da essere sempre più precisi nell'atto che si sta a compiere. Da questo punto di vista la chirurgia robotica, insomma, ne ha menzionato alcuni aspetti, ma su che cosa si basa la scelta effettiva di un tipo di chirurgia laparoscopica o di un tipo di chirurgia robotica? Allora, in questo momento
il principale limite della chirurgia robotica sono i costi e quindi la diffusibilità della tecnica. Purtroppo oggi non è ancora così diffusa, anche se già rispetto a 2 anni fa, se lei vede i dati sia mondiali ma anche italiani, l'installazione di queste macchine si sta moltiplicando. Si sta moltiplicando perché un po' per la specificità che questa tecnica ha in alcuni tipi di interventi chirurgici, che è sempre maggiore, e un po' perché poi con il tempo, come tutte le innovazioni, i costi tendono ad abbattersi. E, diciamo che fondamentalmente, secondo il mio parere, laddove è possibile praticare un tipo di approccio mini-invasivo, che sia laparoscopico o robotico, in un trattamento di una patologia chirurgica, a maggior ragione tumorale, è sempre preferibile. Oggi purtroppo, per varie ragioni, la percentuale di chirurgia laparoscopica a livello mondiale e quindi anche a livello italiano non è ancora altissima. Siamo ancora su soglie al di sotto del 50%. In alcuni casi si arriva al 30%, per alcune patologie per fortuna no, però per patologie molto frequenti, come può essere il trattamento del cancro del colon retto, che diciamo è la terza causa per incidenza di tumori nel mondo e in Italia, la percentuale di approccio laparoscopico non arriva al 40%. Quindi, come vede, per vari motivi questo tipo di tecniche è ancora poco diffusa. La percentuale di applicazione di tecnica robotica è ancora inferiore, perché chiaramente è legata anche a quegli aspetti di diffusibilità della tecnica che ancora oggi stenta a decollare. Però credo che in futuro queste tecniche avranno sempre più spazio, sempre più applicazione nel trattamento delle patologie chirurgiche, soprattutto oncologiche, perché essendo delle tecniche invasive, sono quelle tecniche che permettono un più rapido recupero del paziente. Un più rapido recupero fisico significa tante cose, significa meno giornate di degenza, quindi meno costi per gli ospedali, significa più precoce ritorno all'attività lavorativa, quindi meno costi per la comunità, e nel caso di patologie oncologiche significa molto spesso una possibilità precoce di poter iniziare quelle terapie complementari alla chirurgia che sono fondamentali per il trattamento dei tumori, quali possono essere chemio o radioterapie. Vorrei approfondire la tematica, insomma, della chirurgia robotica, perché insomma, è una curiosità anche personale che credo che a casa potrebbe essere d'aiuto. Quali sono le dinamiche effettive che intervengono quando si decide di utilizzare questo tipo di chirurgia, quindi quella robotica? Quali possono essere anche i rischi? E soprattutto in questo tipo di intervento è da solo, quindi è lei stesso che guida l'intervento e dunque il macchinario, o viene aiutato da altri specializzati? Allora, la chirurgia robotica, come dicevo prima, è un tipo di tecnica mini-invasiva che consiste fondamentalmente nel compiere l'intervento chirurgico sempre attraverso dei mini accessi, ma gli strumenti sono gestiti da una macchina che è collegata a una console chirurgica, dove c'è il chirurgo operatore, il primo chirurgo che compie l'intervento chirurgico. In genere non è una tecnica che può essere applicata senza l'aiuto di altri collaboratori, che siano medici o infermieri, ma richiede un lavoro d'equipe. Richiede un lavoro d'equipe alle spalle del quale c'è un importante percorso di formazione e di training, perché si tratta di tecnologia, perché si tratta di macchine sempre più sofisticate con cui bisogna avere dimestichezza nell'utilizzo. Quindi fondamentalmente, laddove c'è la disponibilità di questa tecnica, c'è una formazione che prevede a monte, che prevede oltre che la formazione del chirurgo operatore, ma anche di tutta l'equipe, quindi degli aiuti chirurghi, degli assistenti e degli infermieri, che possono coadiuvare il primo operatore e quindi
permettere la buona riuscita dell'intervento. L'intervento consiste nel compiere gli stessi gesti appunto con questi strumenti che sulla punta sono dotati di un'articolabilità uguale a quella del polso della mano umana. Quindi nel momento in cui hanno 7 gradi di movimento, nel momento in cui alla console attraverso dei joystick il chirurgo compie dei movimenti rotatori o dei gesti in particolari strutture anatomiche o aree anatomiche dove è difficile compiere, alcune volte anche a cielo aperto è molto difficile compiere determinati gesti in alcune aree anatomiche, la macchina facilita molto questo lavoro. Facilita molto il lavoro perché assieme a questa possibilità è dotata di un sistema di visione magnificato, elaborato al computer, tridimensionale e soprattutto un sistema stabile. La differenza fondamentale tra la laparoscopia e la robotica probabilmente è la stabilità di visione. La laparoscopia avviene sempre attraverso la visione di una telecamera. Oggi le ultime tecnologie anche in campo laparoscopico si sono evolute moltissimo, quindi c'è la possibilità di avere una visione tridimensionale, c'è la possibilità di avere una visione ad altissima definizione in 4K, però la telecamera è sempre gestita da una persona, da un aiuto, da un chirurgo, quindi legata a tutto quello che può essere la fisiologica attitudine di un essere umano, quindi il tremore, il movimento e poi soprattutto il connubio tra chi tiene la telecamera e inquadra il campo operatorio e il chirurgo invece che svolge il gesto. La robotica questo limite lo supera ampiamente, perché è il chirurgo stesso a gestire tutto, gestisce la visione, gestisce gli strumenti. E oggi è possibile gestire contemporaneamente nello stesso visore della console chirurgica anche l'integrazione di immagini diagnostiche, come per esempio può essere una TAC, un'ecografia, e anche in diagnostica intraoperatoria, come un'ecografia intraoperatoria. Cioè il chirurgo alla console riesce ad avere il quadro generale sotto controllo e quindi questo è sicuramente un vantaggio per il chirurgo. Soprattutto quando poi andiamo a trattare degli organi che sono per sede anatomica situati in posizioni molto delicate. Oggi la chirurgia robotica trova applicazione maggiore soprattutto laddove abbiamo delle aree anatomiche ristrette e che quindi non permettono una corretta visione, magari associate anche al passaggio di strutture anatomiche importanti che andrebbero preservate nel corso dell'intervento chirurgico. Uno dei campi di applicazione maggiori nel mondo della chirurgia robotica è la prostatectomia. La prostatectomia negli Stati Uniti, per esempio, dove sa benissimo che c'è un sistema sanitario di tipo privato, la prostatectomia è un tipo di intervento che negli Stati Uniti non viene rimborsato se non viene eseguito con tecnica robotica. Per quanto riguarda il campo di mia competenza, la chirurgia oncologica addominale, è uno dei maggiori campi, sempre per lo stesso motivo e molto per i motivi che molto simili a quelli della prostatectomia, è la chirurgia del retto. La chirurgia del retto oggi per sede anatomica è una delle principali applicazioni della chirurgia robotica, ma applicazioni altrettanto valide in chirurgia addominale per la chirurgia robotica sono la chirurgia dell'esofago, per esempio, la chirurgia del pancreas, la chirurgia dello stomaco, quindi tutti quei tipi di chirurgia che richiedono una dissezione fine, un approccio chirurgico che permetta di avere gli stessi risultati della chirurgia tradizionale, trovano giovamento dalla chirurgia robotica principalmente per il fatto che si riesce ad offrire al paziente un trattamento ottimale utilizzando un approccio meno invasivo. Perfetto. Noi ci fermiamo per una breve pausa e ci ritroviamo sempre qui tra poco a Focus Sanità con il dottor Mario Annechiarico.
Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati, sempre qui a Focus Sanità con il dottor Mario Annechiarico, che ci stava illustrando effettivamente quelle che possono essere non soltanto le problematiche legate alla chirurgia oncologica, ma anche quelle che sono le innovazioni introdotte proprio in questo settore. Prima della pubblicità abbiamo infatti affrontato il tema della chirurgia robotica, sempre più utilizzata in tale settore, e il dottore infatti ci ha illustrato ampiamente e sapientemente quelli che sono i singoli passaggi che intervengono in questo tipo di intervento, scusate il gioco di parole. Dottore, per ricollegarci al punto che stavamo affrontando prima, effettivamente abbiamo evidenziato le dinamiche di questo tipo di operazione e anche en passant gli organi di riferimento su cui è possibile applicare questo tipo di intervento. Ma effettivamente quali possono essere i rischi legati a questo tipo di chirurgia robotica? Ma i rischi sono quelli, non sono più alti dei i rischi che esistono in chirurgia. In chirurgia qualsiasi tipo di approccio si utilizzi può essere legato a dei rischi. In questo caso nella chirurgia robotica il più delle volte i rischi sono connessi al corretto utilizzo della macchina. Quindi il corretto utilizzo della macchina significa, come dicevo prima, anche una corretta preparazione di tutta l'equipe. Quindi prima di intraprendere un programma di chirurgia robotica è importante avere alle spalle un corretto percorso formativo. Questo è necessario perché bisogna essere sempre in grado di poter affrontare un problema che possa insorgere in corso di intervento in maniera rapida e risolutiva. Quindi diciamo i rischi specifici legati alla macchina non esistono, anche perché anche eventuali rischi legati a malfunzionamento o a rottura accidentale della macchina sono ampiamente superabili da tutti i sistemi di sicurezza di cui la macchina è dotata, quindi la possibilità di sbloccarla in qualsiasi momento, la possibilità di convertire l'intervento in un'altra tecnica che sia di laparoscopia o di chirurgia tradizionale è sempre possibile. Per fare questo però è necessario avere un'equipe affiatata e esperta, chiaramente, perché come dicevo e come facevo forse intuire dalla spiegazione della macchina, è un tipo di chirurgia in cui il chirurgo operatore, cioè il primo attore dell'intervento chirurgico, non è a diretto contatto con il paziente, cioè il chirurgo svolge l'intervento a distanza di qualche metro. Oggi il più delle volte al massimo della distanza può essere legata anche al tipo di struttura, può essere di 2 o 3 metri, 4 metri, cioè nelle immediate vicinanze del paziente. Però pensi bene che quando questo tipo di tecnica fu pensata
negli anni 90 fu pensata per compiere degli interventi a distanza. E piano piano a questo ci si arriva, cioè ci si arriva perché anche oggi è possibile avere, per esempio, la proctorship durante un intervento da parte di un esperto di quel tipo di chirurgia anche a distanza di chilometri, di, in un altro continente. Quindi, diciamo, questa cosa è sempre più, che una volta poteva sembrare una cosa futuribile, e invece è sempre più realistica. Quindi, a maggior ragione, bisogna avere un'equipe all'interno della sala operatoria pronta a qualsiasi evenienza, quindi pronta a risolvere qualsiasi problema che si possa verificare, se necessario a convertire il paziente, a continuare l'intervento con un'altra tecnica fino a che il primo operatore non è, diciamo, pronto per continuare l'intervento. Quindi questo è importante, e per questo ci sono da anni ci sono dei corsi di formazione sia per i chirurghi che per il personale infermieristico, che appunto tendono ad ottenere questo scopo. E quindi, diciamo, i rischi tutto sommato non sono né superiori né inferiori a qualsiasi altro tipo di tecnica chirurgica meno invasiva. Dottore, lei ha parlato effettivamente di questa distanza che esiste tra il corpo effettivo dell'operazione e poi il chirurgo. Si è parlato però anche nel passato della visuale effettiva, e lei ha menzionato proprio come attraverso la chirurgia robotica si abbia una visuale molto più ampia rispetto invece a quella ampia e dettagliata, insomma, rispetto a quella di una chirurgia normale. Allora sì, cioè più che ampia abbiamo una visuale molto più dettagliata, riusciamo a vedere delle strutture che ad occhio nudo molto spesso non si vedono. Parlando di chirurgia pelvica, per esempio, soprattutto nell'uomo ci sono dei fasci vascolo-nervosi molto importanti per la preservazione della innervazione, della corretta innervazione dell'apparato urogenitale, per esempio. Quindi individuare questi nervi, che sono di dimensioni millimetriche, e quindi riuscire a preservarli è senza dubbio un importante fattore che poi porta non solo alla buona riuscita dell'intervento, ma ad evitare dei problemi al paziente futuri che poi in alcuni casi possono essere molto invalidanti. La stessa cosa può essere detta anche per altri tipi di strutture, come per esempio l'esofago o come per esempio lo stomaco, cioè riuscire ad avere una visione tridimensionale, stabile e fissa di un campo operatorio dove passano delle strutture importanti, e quindi riuscire ad avere una dissezione magari di linfonodi dall'ilo del fegato, cioè dove originano i vasi importanti del fegato, senza compiere danni, è una cosa importantissima. E quindi tutti questi fattori fanno sì che la chirurgia mini-invasiva e la robotica in particolare siano un importante vantaggio sia per il chirurgo ma soprattutto per il paziente. Da questo punto di vista, ci sono effettivamente altri vantaggi legati alla chirurgia robotica, al di là, insomma, di questi tecnicismi legati principalmente alla chirurgia, dal punto di vista anche dell'ottimizzazione di un intervento o del recupero del paziente, quali possono essere i vantaggi? Allora, i vantaggi possono essere soprattutto per quanto riguarda appunto la possibilità di eseguire interventi molto demolitivi con una tecnica mini-invasiva. Per esempio, per quanto riguarda la chirurgia addominale, interventi importanti come interventi al pancreas o interventi al fegato o interventi all'esofago, che trovano l'applicazione laparoscopica, un'applicazione molto difficile e molto, molto di nicchia. Non è facile avere una buona manualità laparoscopica per compiere interventi così complessi. E la chirurgia robotica in questo facilita molto perché, molto banalmente, è un tipo di chirurgia che riproduce molto più fedelmente l'intervento di chirurgia tradizionale. In chirurgia laparoscopica, per compiere alcuni gesti, bisogna fare delle manovre non naturali,
che quindi non sempre riescono e avvengono in maniera corretta al chirurgo. La chirurgia robotica invece riproduce gli stessi step fondamentalmente della chirurgia open, della chirurgia tradizionale. E questa forse può essere un vantaggio su larga scala e a lungo termine per una maggiore diffusibilità dell'applicazione di tecnica mini-invasiva anche in interventi complessi, e quindi può essere, secondo me, un aiuto a far alzare quella percentuale di applicazioni di chirurgia mini-invasiva di cui parlavamo prima e che le dicevo che ancora, ahimè, è molto bassa. Da questo punto di vista, in questo periodo, insomma, il settore oncologico è stato fortemente colpito, soprattutto per quanto riguarda i pazienti, insomma, perché, come ha detto lei all'inizio, insomma, c'è stata molta paura da parte dei pazienti, soprattutto per quanto riguarda anche quelle terapie e quelle cure tradizionali che venivano fatte prima del Covid. In questo periodo, lei, da esperto, ritiene che i malati di cancro siano più a rischio di altri? Allora, i malati di cancro, per quanto riguarda il contagio, sicuramente avendo comunque uno stato immunodepresso in molti casi, chiaramente in caso di contagio possono avere delle conseguenze maggiori rispetto a un paziente completamente sano. Però questo non vuol dire che il malato di cancro, per il timore di poter contrarre il Covid, debba rinunciare alle sue cure, alle sue terapie, a quello che necessita per trattare la sua patologia. E quindi è importante comunque che il malato di cancro si rechi in ospedale, si rechi nella struttura dove è seguito o si rechi in una struttura in caso di nuova diagnosi per affrontare il problema. Perché, guardi, a mio parere oggi, mai come oggi, forse l'ospedale è il posto più sicuro dove si possa andare con il minor rischio di poter contrarre il Covid. È molto più frequente poterlo contrarre per strada o al supermercato, per esempio, o rispetto a una struttura ospedaliera. Noi da tempo, da quando è iniziata la pandemia, anche grazie alla lungimiranza del management, del dottore Ferrante, ma di tutto lo staff dirigenziale, siamo riusciti ad istituire all'interno dell'ospedale dei percorsi COVID-free, per cui i pazienti non Covid seguono dei percorsi completamente diversi dai pazienti Covid, che sono invece collocati in un'apposita palazzina e quindi completamente esterni a tutto il resto dell'ospedale. E a maggior ragione a supportare questa sicurezza che si può dare ai pazienti, come dicevo prima, nonostante tutte le difficoltà, non ci siamo fermati nel trattamento dei pazienti oncologici, non ci siamo fermati non solo nell'offrire le giuste cure, i giusti trattamenti ai pazienti, ma anche nella programmazione. Abbiamo parlato finora di robotica, ebbene stiamo per istituire un programma di chirurgia robotica anche all'ospedale San Pio di Benevento, in modo da poter offrire il massimo che si possa offrire ai pazienti, soprattutto ai pazienti oncologici, in termini di cura. La chirurgia robotica, soprattutto in Campania, ha una diffusione prevalentemente napolicentrica. Esistono diverse macchine, ma tutte localizzate nel territorio capoluogo. Le aree interne fino ad oggi erano state escluse da questa possibilità. E secondo me offrire questa possibilità alle aree interne, alle aree che molto spesso vengono un poco diciamo emarginate da certe dinamiche, è una grande possibilità per i pazienti, prima di tutto, perché un paziente oncologico, se noi riusciamo ad evitargli un viaggio, i cosiddetti viaggi della speranza, che nelle migliori delle ipotesi si tratta di uno spostamento nel capoluogo regionale, ma molto spesso, ahimè, soprattutto nel sud Italia lo sappiamo, c'è questa tendenza ad andare al nord. Sì. Questa tendenza ad andare al nord, che forse questa pandemia, spero, abbia fatto capire che poi non è sempre così la scelta vincente. Quindi diciamo investire nella tecnologia, investire nella,
nella maggiore offerta e possibilità di cura al paziente è anche un modo per sfatare questo mito del nord l'eccellenza e il sud, diciamo, le cure approssimative. E glielo dice uno che per 10 anni ha lavorato non proprio al nord, al centro, però ha lavorato fuori da questo territorio. E quindi, secondo me, con le giuste attenzioni, le giuste intuizioni, soprattutto da parte di chi gestisce la sanità, si può in futuro porre qualche freno anche a questo fenomeno. Sì, diciamo che questo è anche un po' l'obiettivo di Focus Sanità, cioè permettere anche a chi è a casa di conoscere la realtà campana per quella che è, perché sicuramente, insomma, dal punto di vista sanitario sappiamo che ci sono delle carenze, ma è necessario anche soffermarsi su quelle che sono poi invece le eccellenze del mondo campano, che molto spesso invece vengono oscurate dai problemi. Dottore, ho dei dati davanti agli occhi che riferiscono come ben un paziente con il cancro su 4 sia colpito da un tumore all'apparato gastrointestinale. Ovviamente si parla di tumore all'esofago, allo stomaco, del piccolo intestino, del pancreas e così via. Lei ha menzionato anche il colon, il retto e così via. Ben un decesso su 3 è causato da una di queste neoplasie. Qual è la sua opinione al riguardo e soprattutto sono informazioni corrette? Sì, sono informazioni corrette. Allora, il tumore del colon retto è il principale tumore dell'apparato gastrointestinale sulla popolazione mondiale e sulla popolazione italiana. I dati IOM del 2019 lo collocavano al terzo posto nel complessivo delle incidenze di tumori sia nel sesso maschile che femminile in Italia. E diciamo, oggi, diciamo, per quanto sia il tumore dell'apparato gastroenterico più frequente, per fortuna è anche il tumore che può essere meglio curato. Questo grazie soprattutto alle campagne di screening. Le campagne di screening sono fondamentali nella diagnosi precoce del tumore del colon retto. E grazie a queste campagne di screening e al repentino trattamento di queste patologie, per fortuna siamo riusciti a raggiungere una sopravvivenza a 5 anni di circa il 65%, che è, diciamo, si può fare meglio, ma diciamo sono dei dati buoni per questo tipo di, quando si parla di malattia tumorale. Però allo stesso tempo esistono ancora dei tumori con incidenza purtroppo in aumento, tipo il tumore del pancreas, soprattutto in alcune aree della nostra regione abbiamo delle incidenze molto alte di tumore del pancreas, che ahimè non hanno gli stessi risultati a lungo termine del tumore del colon retto. Parliamo di sopravvivenza media a 5 anni del 5-7%, quindi capisce bene come questo tumore, con l'aumentare l'incidenza e la sua mortalità, possa diventare un grosso problema negli anni futuri. Quindi anche per questo riguardo bisogna implementare i controlli, bisogna implementare gli screening. Non esistono ancora delle campagne di screening per questo tipo di tumore, però sicuramente in ottica futura sarebbe importante fare delle politiche di screening che riguardino anche tipi di tumore che ad oggi hanno un'incidenza sì bassa, ma una mortalità molto elevata. Un'ultima domanda in relazione sempre all'ambito ovviamente oncologico. Sappiamo bene come l'oncologia e quindi la chirurgia oncologica sia un settore in continua evoluzione, perché ci sono anche tipologie di tumori che purtroppo a volte sono anche sconosciute, almeno per noi comuni. Quali possono essere, secondo lei, le sfide attuali della chirurgia oncologica? Ma la sfida attuale è quella di compiere interventi chirurgici sempre meno invasivi e quindi permettere al paziente di dare un corretto trattamento causando il meno danno possibile e quindi permettendo al paziente un più rapido recupero, un più rapido ritorno alla vita normale, all'attività normale, all'attività quotidiana, al lavoro. Oggi purtroppo le patologie tumorali
colpiscono persone anche giovani, non solo persone in età avanzata, persone che non hanno un'attività, che hanno smesso la loro attività lavorativa, ma colpisce sempre più spesso persone giovani. Quindi queste persone giovani non solo devono essere curate e trattate nella maniera migliore, quindi nella maniera corretta, ma devono avere la possibilità di ritornare il prima possibile alla loro attività quotidiana, che sia lavorativa o di svago, ma devono riprendere il prima possibile quelle che sono le loro abitudini. Secondo me questa è la sfida più che della chirurgia oncologica, di tutta la medicina e di tutte le specialistiche che si occupano del trattamento di tumori. Dottore, c'è una sorta di luogo comune legato alle tipologie di tumore che colpiscono i giovani e che colpiscono gli anziani. Per sentito dire, pare che nei ragazzi, nei giovani, il tumore si sviluppi in maniera più veloce, per così dire, rispetto agli anziani. È una considerazione corretta o no? Sì, molto, in alcuni casi di tumore sì, perché chiaramente le cellule tumorali trovano del terreno più fertile in un paziente giovane e quindi hanno una velocità di diffusione molto più rapida. E un altro, diciamo, aspetto che favorisce questa discrepanza è che molto spesso il paziente giovane arriva alla diagnosi più tardi rispetto al paziente anziano. È il luogo comune che un paziente giovane solitamente dal medico non ci va mai, sì, e non fa mai degli esami diagnostici di controllo, quindi molto spesso la diagnosi nei pazienti giovani viene fatta quando la malattia è già in una fase avanzata, e quindi questo, diciamo, è uno dei principali fattori per cui poi questi tumori nel paziente più giovane si presentano in maniera molto più aggressiva. Dottore Anni Chiarico, io la ringrazio perché ci ha permesso di aprire uno spaccato su un argomento che per certi versi è un po' tabù, soprattutto nella società odierna, perché si tende a fuggire da quelli che sono i problemi legati all'oncologia. Quindi la sua presenza qui ha permesso anche di dare spazio a questo settore, soprattutto in epoca Covid, che purtroppo, insomma, è stato un po' oscurato dalla pandemia globale. La ringrazio nuovamente e ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, sperando di avervi fornito alcune informazioni e dettagli importanti su quelle che saranno poi anche le successive iniziative che prenderanno il via proprio al San Pio di Benevento. Io vi auguro una buona serata e con me a salutarvi il dottor Mario Anni Chiarico. Grazie, buonasera.